Ciao ragazzi, allora oggi video di recensione solo di due prodotti perché me ne sono rimasti altri da recensirvi che ho provato durante l'estate, ma ovviamente sono tanti, vorrei evitare di fare un super video. Oggi vi parlo di due prodotti per le unghie, per il colore e il trattamento delle unghie. Partiamo dal colore. Il colore è questo piccolo smaltino della Yves Rocher. Delle linee, quella mini da 3 mm, mi si era impappinata la lingua. Allora, il colore si chiama Blue Pavon. Come potete vedere, non so se si vede bene il colore, comunque è un bellissimo blu petrolio o verde pavone, che dir si voglia. Forse il mio blu petrolio è più blu, invece il blu pavone è più sul verdone. Comunque è un bellissimo colore, adoro questo colore praticamente con la luce del sole o comunque la luce fredda, dà molto sul blu scuro, altrimenti in luce gialla, come per esempio in questo caso, non so se si nota, è un pochino più verde. Il pennellino, vediamo un po', è di questi qua molto piccolini, sottili, tondi. Non so se guardate al confronto di un'unghia, è veramente piccolo. Allora, parliamo del prodotto in generale. Il prodotto è uno smalto che si asciuga nella media, tipo i vecchi smalti più o meno, non quelli di ultima generazione ad asciugatura rapida, quindi direi intorno ai 3-4 minuti. Ha una prima passata, è terrificante, lascia striature, lascia parte dell'unghia più o meno colorata. Alla seconda, diciamo che il colore è abbastanza pieno, sì, bastano due passate per avere un bel colore sull'unghia. Alla prima non si può vedere, praticamente. Ha una stendibilità non bellissima, ma a causa del pennellino, non del prodotto in sé. E ha una durata molto, molto bassa, nel giro di 3 giorni ci si procura la prima sbeccatura praticamente. E forse la cosa più odiosa di questo prodotto è il fatto che tinge tantissimo le unghie, le macchia in una maniera terrificante di un color verdognolo giallastro, non si può vedere su due. L'ho provato sia a mettere con una base trasparente e trapela tutto il colore. Ho provato anche con una base tipo color latte, qualcosa del genere, bianco latte, e anche in quel caso il colore è trapelato tantissimo. Non ho provato con una base tipo un bianco gesso, che dovrebbe trattenere di più il pigmento del prodotto, ma magari lo proverò e quando deciderò di buttarlo vi farò sapere. Ma così, sia con base trasparente che con base bianco latte, penetra, l'unghia vi rimane color giallognola, non si può vedere sotto questo prodotto e non si può vedere. L'altro prodotto di cui voglio parlare invece è questa confezione di due prodotti della Deborah. La linea è la Hard and Healthy Nails, della linea Nail Space. All'interno c'è un indurente, questa confezione, e l'altra invece è uno scrub con particelle estratto di fragola. Sì. Allora, l'indurente è un indurente istantaneo per unghie deboli e sottili, rende subito più resistenti le tue unghie e favorisce la formazione di nuova cheratina. Come base applica una mano sull'unghia pulita, scusate il messaggino. E lo si può usare anche come top coat finale sullo smalto completamente asciutto. Lo scrub invece è arricchito con vitamine che ammorbidiscono e rimuovono le cuticole in eccesso ed ha un delicato aroma di fragola. Si applica il gel sulle unghie e sulle cuticole, si massaggia delicatamente per attivare l'azione di scrub e dopo ci si deve lavare le mani. Allora, i due contenitori sono questi. Questo è l'indurente di questo color verde acqua, invece questo sul rosa è il gel per cuticole. Allora, il pennellino dell'indurente è di questi lunghi
leggermente piatti che prende bene il prodotto, quindi lo smalto trasparente, e lo distribuisce abbastanza bene perché si allarga e con un paio di passate si coprono le unghie. L'asciugatura di questo prodotto è molto rapida ed ha, come stavo dicendo prima, grazie al suo pennellino, un'ottima e sono due, scusate il messaggino. Ha un'ottima stendibilità e un'ottima durata come base, tranquillamente 7 giorni senza problemi. È buono anche come base in sé, nel senso di non, a parte con questo cattivone verde blu pavone, come si chiama lui, gli altri colori come il nero, il rosso, eccetera, non passano. Come indurente per le unghie l'ho trovato molto, molto buono. Quest'estate sono riuscita ad arrivare a una lunghezza di unghie tale che mi sono spaventata. Avevo veramente una bella unghia lunga, curata, che non si scheggiava, non si sfaldava. Come indurente è stato veramente ok. Ormai è rimasto questo centimetrino di prodotto e si è abbastanza addensato. Lo userò qualche altra volta e poi finirà nei prodotti smaltiti. L'esfoliante invece, lo scrub per cuticole, è di questo rosa fragola, scusate, con non so se si vedono, piccoli semini all'interno, quelli fanno lo scrub praticamente. Io lo appoggio con il pennellino che in dotazione praticamente, lo appoggio intorno all'unghia e leggermente anche sull'unghia. Passo tutte 10 le dita, aspetto un minuto, poi inizio a massaggiare prima l'unghia in sé, faccio un piccolo scrub anche all'unghia e poi mi concentro sulle cuticole, ci sto almeno un 10-15 secondi, a volte anche 20. Dipende cosa sto facendo, se mi distraggo, sto vedendo un video, rischio di arrivare anche un minuto. Comunque, lo tengo un pochino su, poi vado a sciacquare le mani, le vado a lavare e spingo leggermente con. Ma oggi il cellulare ha deciso di parlare, vuole partecipare al video. Comunque, spingo le cuticole all'indietro con uno spingicuticole o con un bastoncino di cotone e ho le unghie molto libere da pellicine, perché poi idrata anche abbastanza, anche se poi dopo aggiungo creme, aggiungo oli, faccio la frittata praticamente. In più ha un ottimo profumo di fragola che è anche piacevole da utilizzare. Comunque questo prodotto della Deborah mi è piaciuto molto. Sono stata veramente contenta di utilizzarlo e di continuare ad utilizzarlo. Aiuto, ok. Questo video di questi due prodotti, la recensione di questi due prodotti, finisce qua. Spero che vi sia stato utile. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, che dovrebbe essere ancora una recensione perché quei prodotti là che incombono su di me e mi stanno aspettando. Comunque ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!